Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video e oggi siamo qui per andare ad analizzare un'altra carta che è stata rilasciata durante questo periodo di Foot Birthday e si tratta di Ramsey, uh, Flashback Moments, come potete vedere andiamo subito a uh, vedere di che carta si tratta uh, 1,83m di altezza, rendimento alto alto, mosse e abilità 3 già cosa che non mi fa proprio impazzire perché a centrocampo solitamente preferisco avere uno comunque con 4 di skill che è sicuramente un po' più versatile eh, mentre vediamo 5 piede debole che sicuramente è tanta roba però andiamo ad analizzare nel dettaglio le statistiche perché questa carta presenta secondo me un po' di insidie innanzitutto partendo dalla velocità questa è una carta che non è dotata di una grandissima velocità per l'appunto, di fatti eh, potete vedere 76 di accelerazione 80 di velocità scatto lo rendono un po' lentino in mezzo al campo e non pensate sempre che con lo stile di intesa andate a rendere queste carte eh, cantettoti o spidi gonzales semplicemente applicando ombra perché in realtà non è così e non riceverete mai tutto il boost che vedete che ne so su Futubeen eccetera eccetera andando ad analizzare le statistiche di tiro sono sicuramente Uh, notevoli però posizionamento d'attacco ce ne facciamo ben poco finalizzazione potenza tiro tira alla distanza tira al volo il rigore invece sono delle, delle ottime statistiche che lo renderebbero e utilizzo il condizionale uh, un'ottima mezzala anche uh, con la licenza di uccidere tra virgolette dunque di poter essere incisivo in fase offensiva per quanto riguarda le statistiche di passaggio abbiamo un'ottima visione un buon cross un ottimo passaggio corto di uno lungo poco effetto che è un po' me come cosa, e le punizioni diciamo non ci interessano in questo, in questo caso. Il problema più grande di questa carta sta proprio nella fase dribbling, difatti, con 80 di agilità e 81 di equilibrio, il nostro Ramsey va a inserirsi nella categoria di quei giocatori che non si girano, sono un po' dei tronchi, e di conseguenza al centrocampo un giocatore del genere. Eh, secondo me è alquanto inutilizzabile perché a centrocampo avete bisogno di giocatori che eh, oltre a saper passare bene il pallone cosa che questo Ramsey fa bene, eh, sono comunque anche in grado di, di girarsi per magari mandare fuori tempo all'avversario che sta pressando con una certa agilità per poi poter servire i, i propri compagni cosa che questo, questo giocatore qui non fa quindi, nonostante l'89 di reattività, il 91 controllo palla, l'89 dribbling, l'89 di freddezza, io credo che il nostro Aaron sia comunque un giocatore bello piantato a terra e che quindi, come dice il mio caro amico Olli, non è né carne è né pesce. Poi, per quanto riguarda le statistiche difensive, sono comunque accettabili, insomma, discrete. E per quanto riguarda il fisico, un'ottima resistenza. La forza non è granché, un buon parametro di aggressività. È... Parametro di elevazione insomma discreto, quindi qual è, diciamo, la mia conclusione finale su questo giocatore? Visto il costo del nostro Ramsey, ossia un centello 120k, che insomma, se avete carte nel flap potete anche andare ad abbassare. Io lo potrei. Anche pensare di sbloccare, anche solo per tenerlo nel club, riciclarlo in SBC, se avete una serie A e sto Ramsey ce lo volete utilizzare, se siete tifosi della Juve. Se Ramsey è il vostro giocatore preferito, eccetera. Però non pensate che quando voi vi andate a sbloccare sto Ramsey avete trovato la hidden gem del gioco e eh, insomma il metronomo del vostro centrocampo, perché non sarà assolutamente così. Quindi, voto a questo Ramsey, secondo me, 6. 6 su 10, e insomma uh, sta a voi decidere cosa farne perché uh, vi ripeto: non essendo eccessivo il costo, nonostante non sia né carne né pesce, potreste anche decidere di, uh, di sbloccarlo. Io con questa recensione, con questa review del Buon Ram si è finito. E ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento in un prossimo video. Peace.